A tutt'oggi la radiologia convenzionale, nonostante le più moderne tecniche di imaging, rappresenta un esame ampiamente utilizzato e rappresenta l'esame di base a tutte le tecniche di imaging. È un esame ampiamente validato, dotato di elevato contrasto e risoluzione e rappresenta un esame semplice, diffuso, economico e ripetibile. È un esame che viene tutt'oggi utilizzato per la quantificazione del danno e per la valutazione della sua progressione nel tempo. Le lesioni elementari evidenziabili in radiologia convenzionale in corso di spondilite anchilosante sono rappresentate dall'osteite e in particolare essa rappresenta un'entesopatia a livello della giunzione disco-vertebrale con conseguente erosione, sclerosi e formazione dei sindesmofiti, il cosiddetto segno dell'angolo splendente, e cioè un'aumentata radiopacità degli angoli dei corpi vertebrali in relazione ad osteite, le cosiddette lesioni di Romanus, lo squadramento del corpo vertebrale, e cioè raddrizzamento con vessità del margine anteriore del corpo vertebrale, la formazione del sindesmofita, cioè un'ossificazione dell'anello fibroso, con comparsa di aree radiopache sottili e verticali, la colonna vertebrale a canna di bambù, cioè un contorno ondulante per la diffusa sindesmofitosi, il segno del solco del carretto, e cioè tre linee verticali radiopache che rappresentano l'ossificazione dei legamenti sovraspinoso, intraspinoso e della capsula dell'articolazione interapofisarie, la discite e rigonfiamento discale per erosioni a livello della giunzione disco-vertebrale con deformazione osteoporotica della vertebra stessa. In corso di spondilite anchilosante, la flogosi inizia a livello dell'entesi, cioè a livello dell'inserzione delle fibre più periferiche dell'annulus fibroso a livello del corpo vertebrale e questo determina un riassorbimento osseo, l'erosione dello spigolo con conseguente sclerosi ossea reattiva e quindi la lesione che definiamo ad angolo splendente. Il corpo vertebrale assume l'aspetto di una vertebra squadrata, questo è ben apprezzabile nella proiezione laterolaterale con la successiva formazione di ponti ossei intervertebrali chiamati sindesmofiti. Vediamo qui un esempio del segno dell'angolo splendente. Abbiamo un'aumentata radiopacità degli angoli dei corpi vertebrali in relazione ad osteite, la lesione di Romanus. Gli angoli appaiono luminosi, appaiono radiopachi a livello della porzione superiore ed inferiore dei corpi vertebrali e questa rappresenta una manifestazione iniziale in corso di spondilite anchilosante evidenziabile in radiologia convenzionale. Qui vediamo un esempio di paziente con spondilite anchilosante in cui la proiezione laterolaterale evidenzia, oltre all'osteite, la iniziale comparsa dei sindesmofiti che si estendono da un corpo vertebrale all'altro e rappresentano l'ossificazione del disco intervertebrale. Ancora un esempio di radiografia in proiezione laterolaterale di un paziente con spondilite anchilosante. Qui è ben apprezzabile un'erosione a livello dello spigolo di un corpo vertebrale e la presenza dei sindesmofiti che uniscono a ponte i corpi vertebrali per ossificazione del disco intervertebrale. Ancora un esempio di paziente con spondilite anchilosante, la proiezione laterolaterale dell'arachide lombare ci permette di vedere una sindesmofitosi che si estende in senso verticale da un corpo vertebrale all'altro e si apprezza anche un interessamento delle masse posteriori con riduzione dello spazio articolare interapofisario. Un altro esempio di un paziente con spondilite anchilosante, vediamo la sindesmofitosi che è ben apprezzabile nella proiezione anteroposteriore che nella proiezione laterolaterale con i sindesmofiti che vanno ad unire a ponte i corpi vertebrali.
La canna di bambù è una lesione elementare che appare nelle fasi tardive della malattia e in radiologia convenzionale si manifesta come un contorno ondulante della colonna vertebrale per la presenza della diffusa sindesmofitosi che in questo caso appare sui due lati della colonna stessa. L'impegno del rachide cervicale è ben apprezzabile in questo esempio di improiezione laterolaterale che evidenzia una riduzione dello spazio articolare interapofisario da C2 a C7, quindi interessamento delle masse posteriori con una sindesmofitosi per ossificazione discale. I sindesmofiti tipici della spondilite anchilosante vanno differenziati dai sindesmofiti non marginali che sono tipici invece nella spondilite psoriasica. In questo caso la neoformazione ossea è più spessa, ha un aspetto più irregolare, più grossolano e si differenzia dalle fini radiopacità tipiche della spondilite anchilosante. Quindi le maggiori dimensioni, la distribuzione asimmetrica o monolaterale e la localizzazione ad una certa distanza dalla colonna vertebrale permettono di differenziare la sindesmofitosi non marginale tipica della spondilite psoriasica dai sindesmofiti caratteristici della spondilite anchilosante. Ancora un esempio di spondilite psoriasica, la radiografia in proiezione laterolaterale permette di vedere irregolari, grossolane neoformazioni ossee paravertebrali non marginali che sono separate dal margine anteriore del corpo vertebrale e del disco intervertebrale in relazione ad ossificazione del tessuto connettivo paravertebrale. L'interessamento del rachide cervicale è ben apprezzabile in questo esempio, in cui vediamo un'anchilosi ossea intersomatica e un blocco delle articolazioni interapofisarie, un'anchilosi delle masse posteriori con aspetto di vertebre a blocco. L'impegno del rachide va differenziato fra le forme degenerative e quelle infiammatorie. Nel caso della spondiloartrosi vediamo che la neoformazione ossea, cioè il grossolano osteofita, ha un andamento orizzontale e non verticale rispetto alle forme infiammatorie, cioè rispetto alla sindesmofita o al sindesmofita non marginale. L'altra manifestazione con cui dobbiamo fare la diagnosi differenziale è la DISH, e cioè l'iperostosi scheletrica idiopatica diffusa. In questo caso è caratteristica l'ossificazione dei legamenti longitudinali con delle grossolane colate ossee che sono ben apprezzabili sia nella proiezione laterolaterale, in questo caso del rachide cervicale o del rachide dorso-lombare, ma anche apprezzabile nella proiezione antero-posteriore di un rachide dorsale dove unisce a ponte almeno quattro corpi vertebrali e più evidente sul versante laterale destro. La DISH è caratterizzata da una relativa conservazione dello spazio discale e si caratterizza per un'ossificazione contigua lungo il margine anterolaterale destro in genere di almeno quattro corpi vertebrali contigui. L'iperostosi scheletrica idiopatica diffusa è una patologia degenerativa sistemica a carico delle intesi. È ben evidente nella proiezione laterolaterale di questo paziente con DISH a livello del rachide lombare, vediamo una evidente neoformazione ossea non marginale grossolana che è appunto separata da una linea radiotrasparente dal margine anteriore del corpo vertebrale e del disco intervertebrale. Quindi c'è questo spazio radiotrasparente a livello del margine anteriore, ben apprezzabile in questo particolare del rachide lombare. Ancora un esempio di paziente con DISH, vediamo come la radiografia in proiezione laterolaterale del rachide dorsale evidenzia un'ossificazione anteriore accolata per ossificazione sia del disco intervertebrale che del legamento longitudinale anteriore e del tessuto connettivo paravertebrale. Vediamo la presenza di nuclei di ossificazione nella struttura periferica del disco intervertebrale.
L'impegno dell'arachide cervicale è ben apprezzabile nelle proiezioni laterolaterali, vediamo delle grossolane ossificazioni dei legamenti longitudinali anteriori e è ben apprezzabile in questo esempio in cui l'ossificazione unisce più vertebre cervicali. Qui un esempio di iperostasi scheletrica idiopatica diffusa in cui la proliferazione ossea è molto esuberante, assume un aspetto definito a becco di pappagallo e determina disfagia al paziente. E questa disfagia è ben apprezzabile nello studio radiografico con bario che mostra un'impronta sulla parete posteriore dell'ipofaringe esofago cervicale e determina ostacolo al movimento di inversione dell'epiglottide. Si associa una modesta ritenzione nelle vallecole e nei seni piriformi.